zona d'attacco che ci aveva un po' abituato nei primi minuti. Catanzaro che è venuto in avanti con qualche cross in area di rigore. Mancoso si deve girare, preferisce appoggiare a Cerchia, Cerchia subito una triangolazione perfetta con Mancoso che può involarsi, attenzione Bruzzese, lo fa cadere giù, calcio di punizione per la Vigor Lamezia. Bruzzese che prima ha fatto un fallo trattenendo Mancoso, questo è il secondo fallo su Mancoso e l'arbitro gli ha dato il fallo. Protestano i giocatori del Catanzaro, ma la munizione andava data prima, dato che era nel primo minuto l'arbitro ha fatto un po' la decisione morbida di non ammonirlo, ma l'ha ammonito adesso perché Mancoso si stava involando verso l'area avversaria. Attenzione a questo calcio di punizione della Vigor Lamezia, c'è pure Marchetti in area, sistema la barriera l'arbitro, non sono 9 metri comunque, vediamo. Mangiapane, il traversone, ha colpito la traversa, ha colpito la traversa, Mangiapane si mette le mani tra i suoi capelloni lunghi, ha preso la traversa, incredibile. Lupinnacchio, la palla arriva a Bruzzese che è stato ammonito poco fa, prova a fare un affondo Bruzzese, ma imprecisa la sua azione.